Ti racconto una storia. Tempo fa mi è capitato di allenare un gruppo estremamente disomogeneo durante un seminario. Mi aspettavo un gruppo di giovani e mi sono trovato un gruppo in cui, assieme a qualche giovane e anche a qualche giovanissimo, mi sono trovato delle persone molto avanti con l'età. Una di queste persone aveva un'incapacità fisica che, tra l'altro, per una sua forma di pudore, non mi aveva voluto rivelare. E io l'ho scoperta da come si muoveva, perché per cercare di fare quello che io gli avevo chiesto, lui disperatamente muoveva il corpo in modo tale da sentire il meno dolore possibile ed eseguire il gesto che gli avevo chiesto. Al che io gli ho detto: ma non è che hai delle limitazioni? Lui l'ha ammesso e assieme abbiamo trovato un percorso che gli consentisse di raggiungere lo stesso risultato attraverso un'altra via. Quello che a me ha stupito non è stato tanto il fatto che la persona ci riuscisse, quanto la ricaduta emotiva che ha avuto per questa persona. Perché questa persona mi ha detto: non avrei mai pensato di riuscire a fare qualcosa del genere. Lui su questa base ha generalizzato l'esperienza e ha fatto questo genere di ragionamento. Se io, con le giuste guide e col giusto sistema, riesco ad andare oltre il modo con cui ho costruito l'idea di come muovere il mio corpo, vuol dire che posso raggiungere risultati, posso fare delle cose di cui al momento non vedo una strada. Per cui il mio mondo non è limitato più a ciò che penso di me stesso, ma semplicemente a quello che desidero e alla ricerca di una giusta guida.